Costruire una coalizione sociale che dia voce e forza ai soggetti deboli, dire no alla soppressione dei diritti dei lavoratori, alla privatizzazione dei beni e cancellare le politiche di austerità. Questi i principi che ispirano l'area programmatica Democrazia e Lavoro della CGIL, che si è costituita anche a Caltanissetta durante l'assemblea svoltasi all'Istituto Testa Secca, alla presenza del coordinatore nazionale Nicola Nicolosi, del coordinatore regionale Pietro Milazzo e del dirigente nazionale Adriano Sgro della Funzione Pubblica CGIL. Noi abbiamo il bisogno di dare degli elementi di certezza e di direzione al Paese e soprattutto alla gente che noi rappresentiamo, lavoratori, lavoratrici, pensionati, chi è in cerca di lavoro, al precario, al giovane precario. Quindi noi dobbiamo cercare di mettere al centro il lavoro e i diritti. Queste sono le due grandi matrici su cui noi cerchiamo di operare in questa fase. In più, noi cerchiamo di operare un'iniziativa dentro la CGIL perché riteniamo che l'attuale gruppo dirigente sia troppo fermo, troppo seduto e non mette in moto invece quel processo necessario per costruire attorno alle nostre proposte quel consenso necessario per cercare di far cambiare le cose. Devo dire che il governo Renzi e i governi che si sono succeduti nell'arco degli anni precedenti, dal governo Berlusconi al governo Monti al governo Letta e per finire a questo di Renzi, hanno fatto un'operazione molto semplice: colpire i soggetti più deboli del paese. Non si risolvono in questa maniera i temi che interessano la crisi economica, ma c'è invece il bisogno di rilanciare un piano industriale, un piano di investimenti, la rivalutazione della cosa pubblica per cercare di ridare a questo paese un minimo di speranza. Coordinatori provinciali dell'area programmatica Democrazia e Lavoro CGIL di Caltanissetta, Lillo Fasciana e Salvatore Lombardo. Noi opereremo su due piani. Un primo piano è quello interno alla nostra organizzazione sindacale, alla CGIL. Vogliamo organizzare un pensiero che sia di sinistra, che aggreghi tutti i soggetti che dentro il sindacato possono dare un contributo all'elaborazione di un progetto politico che dia voce e rappresentanza ai soggetti deboli della popolazione, ai lavoratori, ai pensionati, a tutti i soggetti che noi sostanzialmente rappresentiamo.